Buongiorno, sono Coltellazzi Luigi, sono il presidente del Circolo Acri di Castelgofredo, sono un pensionato che dedico quasi tutta la giornata al circolo. Allora, noi facciamo la consegna a domicilio dei farmaci per le persone quelle più bisognose che sono in possibilità di recarsi alla farmacia. Poi abbiamo fatto una convenzione con l'assistente sociale, il comune, per la raccolta dei pasti. I pasti delle scuole che non vengono più utilizzati, noi andiamo a recuperare questi pasti che vengono consegnati alle famiglie, quelle più bisognose. Poi dopo abbiamo le nostre attività ricreative. Buonasera, sono Graziella, anche da parte mia do una mano col volontariato, faccio parte anch'io del Circolo Acri di Castelgofredo nel direttivo e ci raccomandiamo alle persone anziane che non si spostano dal paese proprio nelle serate di ballo, nelle serate di briscola e scala 40. In questo locale qua che noi stiamo usufruendo è stato dato dal comune per fare le nostre attività. Perché noi non abbiamo nessuna sede, abbiamo solo una camera e basta. Le nostre attività dobbiamo fare qua, in questo stabile qua, dove paghiamo anche l'affitto, dobbiamo pagare, anche se veniamo dal comune. Ci sono altre associazioni che fanno più o meno le nostre attività. Una fatica che riscontriamo è quella del tesseramento, dove l'anziano non sempre ha i soldini per acquistare la tessera. E tante volte mi si risponde che la tessera è che lì intende guero, e però purtroppo per noi è proprio il rispettare lo statuto del nostro circolo. Le Acri, per aprirsi al cambiamento, devono osservare meno regole. Per riuscire ad avvicinare anche più gente.